Alcuni anni fa, nel corso di un lungo viaggio in ferrovia, ho voluto visitare la patria viaggiante in cui mi rinchiudevo per 3 giorni, prigioniero per 3 giorni di quel rumore di ciottoli rotolati dal mare, e mi sono alzato. Ho percorso il treno in tutta la sua lunghezza, verso 1 del mattino. Le carrozze letto erano vuote. Le vetture di prima classe erano vuote. Ma le vetture di terza classe ospitavano centinaia di operai polacchi licenziati dalla Francia che tornavano in Polonia. Risalii i corridoi scavalcando i corpi. Mi sedetti di fronte a una coppia. Tra l'uomo e la donna, il bambino, bene o male, si era fatto il nido e dormiva. Ma si girò nel sonno e il suo viso mi apparve nella luce della lampada notturna. Ah, che viso adorabile! Da quella coppia era nata una specie di frutto dorato. Da quei fardelli sgraziati era nato quel capolavoro di incanto e di grazia. Mi chinai su quella fronte liscia, su quel dolce broncio delle labbra e mi dissi: «Ecco un viso di musicista, ecco Mozart fanciullo, ecco una bella promessa della vita». I principini delle leggende non erano in nulla diversi da lui. Protetto, circondato di cure, coltivato, che cosa non potrebbe diventare? Quando nei giardini nasce per mutazione una rosa nuova, tutti i giardinieri sono presi da emozione. Si isola la rosa, si coltiva la rosa, si fa in modo di favorirla. Ma non c'è un giardiniere per gli uomini. Mozart fanciullo verrà segnato come gli altri dalla stozzatrice. Mozart ricaverà i suoi piaceri più alti da musica putrida nel fetore dei caffè concerto. Mozart è condannato. Tornai nel mio vagone. Mi dicevo, quella gente non soffre della propria sorte. Non è uno spirito di carità a tormentarmi. Non si tratta di intenerirsi su una piaga eternamente riaperta. Quelli che la portano non la sentono. Qui c'è piuttosto una specie di ferita, di offesa al genere umano. Non credo affatto alla pietà, mi tormenta invece il punto di vista del giardiniere. Mi tormenta una cosa che non è questa miseria nella quale in fin dei conti ci si adagia non altrimenti che nella pigrizia. La cosa che mi tormenta non può essere sanata dalle mense popolari. Mi tormenta che in ognuno di questi uomini c'è un po' di Mozart, assassinato. Solo lo spirito, se soffia sull'argilla, può creare l'uomo.